non piace essere chiamati così ed ha una leggera connotazione non piacevole ai loro orecchie. Ora, il giorno è arrivato e quindi va adesso pensato a come stabilizzare una situazione affinché non si rifaccia quello che è stato l'errore di Mosul. In parole, quando io ero lì in Iraq, avvenne il momento in cui si disse che si era combattuto e vinto, allora si chiamava Zarqawi, e quindi la pagina veniva girata. Non si fece la stabilizzazione, non si fece la inclusione, ricordiamoci sempre questa parola, inclusione, di chi è una maggioranza o una minoranza, e loro caddero ad ascoltare le sirene di un folle che questa volta si chiamava e si chiama al-Baghdadi, e da cui Daesh e da cui Mosul. E guardate quanto sforzo è dovuto fare per questa volta togliere il territorio a quello che loro chiamavano e chiamano il califfato. Quindi è il momento del processo politico che deve essere inclusivo in Siria, altrimenti vi garantisco nel giro di pochi 6-7 mesi, se i sunniti in particolare, che sono la maggioranza, non verranno inclusi in una nuova forma di inclusione di governo, convinceranno loro stessi a ascoltare altre voci, cosa che è avvenuto in passato, come tutte le minoranze o le maggioranze escluse, nel Medio Oriente e altrove. Torniamo all'argomento. L'argomento di oggi è quello del titolo, quindi non il mio, ma quello del titolo. Ebbene, posso dirvi che in 47 anni e 21 conflitti in cui sono stato coinvolto in termini onusiani o con il nostro ministero, posso dirvi che non ho mai trovato una situazione peggiore di questa in quanto al rispetto o non rispetto del diritto umanitario internazionale. 12 paesi sono coinvolti ed c'è un cerchio regionale, un problema internazionale e un problema locale. 98 gruppi di combattimento, solo per dire, se uno vuole negoziare con tutti cosa può essere complicato. Ma soprattutto le conseguenze, le cifre. Abbiamo 400.000 morti, 1,5 milioni di feriti, abbiamo 5 milioni di rifugiati, 7 milioni di sfollati e poi una distruzione totale delle infrastrutture in tutto il paese. Mai, mai tanti ospedali sono stati colpiti con volontà di essere colpiti, mai tante ambulanze sono state colpite con la volontà di colpire e l'ospedale essere colpito due volte in modo tale che quando arrivavano i rinforzi, gli aiuti, le ambulanze potessero anche loro essere colpite. Non soltanto gli ospedali ed le strutture mediche, ma le scuole, i mercati, l'uso di armi che normalmente non si dovrebbero mai usare in una città, in zone urbane, bombe che voi conoscete bene perché sono quelle che si studiano in termini militari, ma da usare in campo militare, l'uso di armi chimiche, persino del cloro, che è un'arma molto, diciamo, non identificata normalmente, ma ha un effetto molto particolare e più pesante dell'aria. E quindi cosa fa? Scende nelle cantine, dove si trovano donne, bambini, civili, in attesa di aspettare che il bombardamento sia tenuto. Ostaggi, prigionieri, centinaia di migliaia, di cui non si ha neanche un'idea se sono vivi o morti. E poi dei veri e propri sieges, dei veri e propri assedi medievali, in cui né antibiotici né cibo possono entrare, a meno che non vadano alle persone che vogliono loro. Bene, come vedete, una situazione che francamente dovrebbe farci dire che se abbiamo fatto dei progressi qui in Siria è stato il peggiore esempio della discesa negli inferni di quello che è il rispetto da parte francamente di molti, se non di tutti, ma di molti, e non solo di una parte purtroppo, di quello che è il cosiddetto collateral damage e il rispetto dei civili. Recentemente anche a Deir ez-Zor, per liberare Deir ez-Zor, bombardamenti duri, per liberare Raqqa, mezza città distrutta, non parliamo di Aleppo, non parliamo di Aleppo. Bene, a questo punto la domanda è, ma è soltanto brutte notizie? No. La buona notizia è che, francamente, in Siria ho visto grandi esempi di solidarietà.
solidarietà voluta proprio dalla popolazione civile, dalla società civile. Esempi straordinari, francamente, di capacità. Per esempio la Croce Rossa locale, che è il Mezzaluna locale, che lavora con World Food Program, l'UNICEF e l'HCR, rischia la vita continuamente per portare cibo in questi convogli. E gli autisti uccisi a più riprese, ma che portano l'aiuto ai convogli. Poi la possibilità di questi volontari, gli elmetti bianchi che abbiamo sentito e altri, che si occupano di passare dentro le linee per poter entrare nelle case dopo che sono state distrutte, per cercare di salvare chi è possibile che venga salvato. Tutto questo sono esempi che ci compensano l'orrore di vedere quello che in Siria i siriani, alcuni e molti altri stranieri, i cosiddetti foreign fighters, Daesh. A tutto questo si aggiunge l'orrore di Daesh, quindi la violenza alle donne e quelle esecuzioni orrificanti. Conclusione. Io credo che siamo in un momento in cui dobbiamo avere fiducia nella Siria e nel futuro della Siria, perché c'è una descalazione della violenza, e questo è avvenuto grazie anche alla diplomazia, in questo caso, le discussioni che sono avvenute e stanno avvenendo tra russi, americani, tra turchi ed iraniani e russi, e tutti coloro i quali hanno un peso nel conflitto siriano. Quindi c'è una riduzione della violenza e questa dobbiamo approfittarne, ma deve essere stabilizzata. Se non abbiamo appreso la lezione di Mosul, tra qualche mese qualcos'altro avverrà, e non ce lo possiamo permettere, non se lo possono permettere i siriani. Sono ormai quasi 6 anni. Il messaggio più forte che posso darvi è quello che mi è stato dato dai civili siriani, perché ci sono momenti in cui veramente c'è da domandarsi se questo conflitto finirà mai o verrà mai sotto un controllo internazionale in termini diplomatici. Ebbene, mi ricordo un esempio di una donna siriana, le donne siriane contano, e io sto cercando di includere per quanto possibile nel futuro del paese, sono il 51% del paese, sono le più ragionevoli di tutto questo conflitto. Questa donna siriana, madre di 8 bambini in una tenda di rifugiati ed in Libano, era lì con i suoi bambini, e mi ricordo ci fu la prima occasione di una tregua. Ma non era una tregua molto garantita, come tutte le tregue, spesso in Medio Oriente. Ma io mi ricordo incontrarla e lei mi disse: senta, De Mistura, se lei mi dice che questa tregua dura almeno un mese, io gli 8 bambini e la mia tenda la prendo e la porto dove c'era la mia casa, che è stata distrutta da una bomba, da un aereo, non c'è più nulla, e il marito con la casa. Però io credo nel mio paese. Vedete, quello che ci aiuta a voler credere che tutto questo può cambiare è proprio questo tipo di spirito, che è la parte più importante nella società civile in Siria e altrove. Ritorno alla dignità e non perdere la speranza. Ed è quello che aiuta me e molti di noi, di voi, i quali bene o male pensano di essere in una missione impossibile. Grazie. Ringraziamo l'ambasciatore De Mistura per questo efficace spaccato della realtà in Siria, di quella tragedia umanitaria, per le testimonianze che ci ha portato di quella difficile, drammatica situazione sul terreno. Da questa situazione, come abbiamo ascoltato dall'ambasciatore, sono fuggite 7 milioni di persone. È stato uno dei più grandi esodi dalla Seconda Guerra Mondiale. Ricorderete tutti, fra il 2015 e il 2016, le ondate di rifugiati sulla cosiddetta rotta balcanica. Purtroppo molti di queste persone, molti di questi rifugiati hanno dovuto subire un ulteriore danno, non solo hanno dovuto lasciare tutto quello che avevano, non solo hanno rischiato di morire, ma hanno dovuto poi attraversare deserti, attraversare mari, confrontarsi con quella che io chiamo un po' la lotteria della morte, veramente. Solo chi riusciva ad attraversare il Mediterraneo, solo chi riusciva
a farlo in sicurezza, aveva poi la possibilità di chiedere asilo e protezione internazionale. Quindi una situazione paradossale, drammatica. Coloro che avrebbero dovuto essere protetti proprio perché scappati da questo conflitto terribile hanno dovuto poi affrontare un altro drammatico viaggio per essere appunto titolari di protezione internazionale. La comunità di Sant'Egidio, di cui abbiamo qui il presidente in Pagliazzo, ha affrontato questa situazione, lo ha fatto in maniera efficace con i cosiddetti corridoi umanitari, una migliore prassi che abbiamo diffuso nel mondo, che è stata portata anche alle Nazioni Unite come esempio di solidarietà verso i rifugiati, verso le popolazioni più vulnerabili e di accoglienza e distribuzione diffusa sul territorio, partendo dalla società civile. Il presidente di Sant'Egidio in Pagliazzo ci racconterà quindi dell'esperienza dei corridoi umanitari. Io vorrei chiedergli anche però poi delle impressioni, diciamo, di intervento nelle aree di conflitto, anche in termini di pacificazione, di mediazione, perché ovviamente è importante salvare quelli che scappano, ma è altrettanto importante porre termine alle guerre, alle cause quindi delle migrazioni, dei rifugiati, e quindi intervenire sulle cause profonde. Presidente. Quando il comandante generale dell'Arma mi ha coinvolto nell'organizzazione, nel pensiero di questo convegno, ho accettato di buon grado, innanzitutto per l'interesse e l'importanza di questa terza conferenza sul diritto umanitario internazionale, e anche perché, come sapete, lo scorso anno abbiamo firmato un accordo, un memorandum di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e la nostra comunità per intervenire soprattutto a protezione delle persone più deboli e più vulnerabili del nostro Paese, in quanto la nostra comunità è accanto ai bambini non scolarizzati, agli anziani che vengono sfruttati e a tante altre situazioni di povertà. Quindi la mia presenza qui, ringrazio il Comandante Generale di questa occasione, sta a significare anche che questa collaborazione è vera. Non abbiamo solo firmato una carta, ma stiamo procedendo insieme su tante situazioni. Quindi ringrazio tutti coloro che in questi mesi hanno collaborato a far sì che questo memorandum, che questo accordo fosse vivo. L'ambasciatore Vignali mi ha giustamente coinvolto su questo tema dei corridoi umanitari, e proprio ieri mi sono dovuto assentare da questo importantissimo convegno per andare a cogliere l'ultimo gruppo di profughi siriani dal Libano giunti a Fiumicino, che completano il numero di 1000 visti che il Ministero degli Esteri, in accordo col Ministero dell'Interno, hanno appunto accordato alla nostra comunità, alle comunità protestanti italiane, per questi casi che toccano persone con vulnerabilità. Voi sapete che la conta macabra dei morti nel Mediterraneo negli ultimi anni ha raggiunto, diciamo, livelli impressionanti. Qualcuno è arrivato a stimare la morte di oltre 23.000 migranti tra il 2000 e il 2016, migranti che hanno tentato di raggiungere l'Europa via mare o attraversando i confini via terra del vecchio continente. Il 50% in più di quello che appare dalle stime esistenti. Direi che è una strage con un bilancio simile a quello di una guerra per dimensioni e numero di decessi, che raggiungono in media più di 1.600 appunto decessi l'anno. Proprio perché stiamo per recarci da Papa Francesco, vorrei ricordare che questo Papa, l'8 luglio del 2013, a 4 mesi dalla sua elezione al soglio pontificio, si è recato a Lampedusa per il suo primo viaggio pastorale. Lì parlò di globalizzazione dell'indifferenza in una vibrante omelia, concludendo: chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Ecco,
l'esperienza del piangere, del patire con la globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto, diceva il Papa, la capacità di piangere. Le morti in mare rappresentano da tempo nel corpo delle nostre società una ferita aperta che brucia e che fa male. Tutti ci siamo commossi, noi tutti cittadini europei, quando abbiamo visto 2 anni fa le immagini del piccolo bambino Aylan Kurdi morto su una spiaggia dell'Egeo. Tutti giustamente ci siamo commossi vedendo le immagini di quelle persone che fuggivano da quella guerra terribile di cui ha parlato ora l'ambasciatore De Mistura, e lui diceva è la più terribile che ho visto in questi anni, e anche per le conseguenze che ha avuto, diciamo, sul nostro territorio europeo. In questo senso, il pianto di quei giorni, la commozione che abbiamo vissuto insieme a tanti cittadini europei, ha fatto sì che volessimo trovare una soluzione concreta per liberare i profughi dai mercanti delle vite umane, dai padroni dei barconi, dai signori della morte che obbligano tanti a un viaggio incredibile. Voi sapete che purtroppo l'immigrazione clandestina o irregolare è sfruttata da questi signori della morte, e una ricerca effettuata dall'Istituto Demoscopica ha mostrato che il giro d'affari della criminalità organizzata sugli sbarchi effettuati dal 2011 allo scorso anno ammonterebbe a 4 miliardi di euro, con un aumento di oltre 300 punti percentuali nel triennio 2014-2016 rispetto al triennio precedente. Dunque ci siamo cercati di ingegnare su quale poteva essere la risposta, diciamo, al contrasto di questa criminalità, ma soprattutto per salvare vite umane, per far viaggiare queste persone in sicurezza e perché i cittadini italiani potessero accoglierle in sicurezza, perché il tema della sicurezza tocca, diciamo, 2 elementi, quello di chi viaggia e quello di chi accoglie. Che cosa è questo programma? È un programma che si basa sull'articolo 25 del regolamento Visti dell'Unione Europea, articolo 25 che è lì e che pochissimo, quasi mai è stato utilizzato, che prevede per ciascun Stato membro la possibilità di emettere visti con validità territoriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. È stato questo il dispositivo che ha permesso di avviare questa esperienza innovativa. L'ambasciatore Vignali parlava di una best practice che è stata anche, appunto, che è stata anche presentata dall'allora ministro degli esteri Gentiloni in sede di Nazioni Unite, e quindi di avviare questa esperienza innovativa con la firma del protocollo d'intesa con i ministeri degli esteri e dell'interno del governo italiano e di consentire l'arrivo nel nostro paese nell'arco di 2 anni, ma poi il tempo si è abbreviato, di 1000 profughi dal Libano di nazionalità siriana. Voi sapete che il Libano accoglie circa 1.200.000 rifugiati su una popolazione di 4 milioni e mezzo di abitanti, come se in Italia ce ne fossero oltre 13 milioni, quindi possiamo anche immaginare come questo piccolo paese, che è insieme a Israele l'unico paese democratico dell'area, adesso non vorrei incorrere in questioni diplomatiche, però questo paese democratico va salvato anche da questo, diciamo, afflusso così massiccio di rifugiati. E l'accordo prevede l'ingresso legale sul territorio italiano e la possibilità di presentare successivamente la domanda di asilo a persone in condizioni di vulnerabilità, cioè famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità, ma anche vittime di persecuzioni, torture e violenze. E queste persone vengono selezionate attraverso missioni operative
delle associazioni proponenti in loco, grazie alla collaborazione di attori locali, organismi internazionali, chiese, NGO locali, e i cui nominativi vengono poi trasmessi alle autorità consolari italiane dei paesi di transito, in questo caso di Beirut, per permettere al Ministero dell'Interno di effettuare tutti i controlli. All'arrivo nel paese di destinazione avviene la foto di segnalazione, la presa delle impronte digitali, con l'ultima verifica in tempo reale da parte del sistema europeo degli accertamenti. La sicurezza, come dicevo, sia di chi parte che di chi accoglie, mostra l'impatto win-win del modello ed è una caratteristica vincente. Una volta arrivati in Italia, e questo è anche l'altro aspetto molto positivo, perché tutte queste persone che vengono non sono a spese dello Stato, ma a spese di cittadini italiani, di comunità religiose, di parrocchie, di privati, che sostanzialmente propongono una sorta di sponsorship per queste persone e le integrano nelle città, nei paesi dove vivono. E quindi, una volta arrivati in Italia, i profughi sono accolti dai promotori del progetto, in collaborazione con altri partner, sono ospitati in case e strutture di accoglienza, e i bambini immediatamente iscritti a scuola, i genitori nelle scuole di lingua e cultura italiana e poi avviati a scuole di formazione al lavoro. E vorrei dire che c'è una grande mobilitazione di tante comunità che si occupano di cercare la sistemazione più adeguata e si operano per un'integrazione nel tessuto sociale e culturale italiano attraverso appunto l'apprendimento della lingua innanzitutto. Il modello è quello dell'accoglienza diffusa, personalizzata, secondo un percorso adozionale che coinvolge le comunità locali e la loro attiva partecipazione. È una risposta della società civile italiana che non vuole ripiegarsi su se stessa, non vuole girarsi dall'altra parte, ma vuole intervenire e aiutare. E il fatto sorprendente è che sinora nell'ambito del programma l'offerta di accoglienza supera la domanda, tanto c'è qui l'ambasciatore Elisabetta Belloni che proprio nei prossimi giorni stiamo appunto lavorando con il Ministero degli Esteri e dell'Interno per un secondo protocollo per continuare questa esperienza che appunto, come dicevo ieri, si è conclusa la prima fase con l'arrivo degli ultimi profughi sui 1000 previsti, perché c'è una tale domanda in Italia da parte delle persone che vogliono accogliere che è qualcosa che ci ha sorpreso e che il nostro governo con grande saggezza ha voluto implementare. È un esempio del lavoro che la comunità di Sant'Egidio fa a livello umanitario. Voi sapete che noi abbiamo avuto come primo grande successo quello di aver trattato la pace per il Mozambico, questo paese dell'Africa australe, una trattativa che si è tenuta per 27 mesi dal giugno del 90 al 4 ottobre del 92, con la firma degli accordi di Roma presso il Ministero degli Esteri. Abbiamo proprio celebrato i 25 anni di questo evento poche settimane fa con il Ministro Alfano appunto nella sala delle conferenze internazionali della Farnesina, dove fu firmato l'accordo di Roma, che è stato definito un modello del dialogo politico-diplomatico. È stata coniata la formula italiana dall'allora segretario generale delle Nazioni Unite Boutros-Ghali per indicare un modello tutto particolare in cui la società civile, alcune organizzazioni come appunto la nostra comunità erano state coinvolte in una trattativa di pace. Perché questa e altre mediazioni di pace hanno dimostrato quanto sia auspicabile operare per la pace a cavallo tra istituzionale e non istituzionale, o come si dice in gergo tra track 1 e track 2. Per la nostra esperienza si tratta di creare condizioni per un dialogo vero, senza interferenze e nella necessaria riservatezza. Questo principio della riservatezza nei colloqui di pace, Staffan de Mistura lo sa
meglio di me, è veramente fondamentale per affrontare con pazienza i nodi del conflitto, senza soluzioni prefabbricate, ma prendendo sul serio le posizioni di chi si combatte. È l'opposto dell'idea del referendum, dove devi dire sì o no, perché nell'idea del referendum appunto non c'è mai una conciliazione. Purtroppo oggi la politica si fa molto su questa idea qui. E questa è la strada per far risorgere il gusto del futuro, cancellato dalla scelta delle armi, assieme a una prospettiva politica realistica garantita a livello internazionale che ricostruisca la fiducia. Io credo che, per concludere, dobbiamo lavorare molto su questi aspetti. Sono molto contento che ci sia Staffan qui tra noi, perché stiamo assistendo purtroppo, e lo dico con rammarico, allo scemare dello scandalo della guerra nello spirito delle nazioni e dell'opinione pubblica. In pochi anni, pensate all'89, si è passati dall'ottimismo a una diffusa rassegnazione sulla guerra, che viene sempre più spesso percepita come una triste ma ineluttabile necessità, un'eredità nel presente della storia. E parlando a voi che siete militari, parlo davanti a persone che sanno e conoscono bene il dramma di chi si fa la guerra, di chi la subisce, delle popolazioni civili che ne vengono coinvolte. E dunque lo sforzo quotidiano della nostra comunità è quello di creare le condizioni in varie parti del mondo, in vari scenari del mondo, particolarmente in Africa, per un dialogo autentico tra le parti in lotta e per cercare soluzioni condivise e ragionevoli. Non è questa un'illusione buonista e ingenua, né è un'impresa non è nemmeno un'impresa impossibile. Tante situazioni e tanti casi mostrano che la pace è possibile. Grazie. Grazie al Presidente Impagliazzo per averci offerto il racconto di questa bellissima esperienza dei corridoi umanitari e per averci ricordato che attraverso un'attività di mediazione nei territori di guerra, nelle aree di conflitto, appunto la pace è possibile. Certo, oltre alla mediazione ci vogliono anche interventi operativi e questo ci porta alla seconda parte del nostro panel. And now I will shift to English. Ora passo all'inglese per presentare l'ambasciatore Donald Coran, direttore per le Strategy Plans and Programs dell'Africom. Dobbiamo domandarci, in particolare in Africa, in che modo possiamo intervenire per garantire l'ambiente più sicuro possibile al fine di poter avere una buona governance per quanto riguarda il continente africano. Non dobbiamo dimenticare che l'Africa è una regione fortemente instabile. Pensate a cosa è avvenuto nel Sud Sudan, dove un enorme flusso di migranti e di profughi si riversa verso le zone circostanti del continente. O pensiamo al Sahel, o la regione del lago Chad, dove Boko Haram ed altri gruppi armati, gruppi terroristi, stanno attaccando persino in questi giorni la popolazione locale, le forze di sicurezza, le milizie dell'area. Quindi c'è bisogno di intervenire, c'è bisogno di interagire in particolare con la popolazione indigena. Quindi volevo chiedere a Donald Coran se vuole approfondire un pochino questa questione, capire quali sono i programmi per intervenire in una regione così difficile come l'Africa. Grazie. I want to begin by
Vorrei iniziare innanzitutto offrendo la mia prospettiva, avendo lavorato con organizzazioni umanitarie in situazioni di conflitto e post-conflitto. Poi parleremo di un caso specifico che evidenzia le difficoltà di queste organizzazioni. Quello che si trova ad affrontare è proprio la comunità internazionale più in generale. Innanzitutto vorrei parlare un po' del mio background. Non ho un'esperienza diretta con le organizzazioni umanitarie in contesto di guerra rispetto agli altri speaker che ne hanno di più, però ho un'esperienza importante come diplomatico statunitense in Africa, lavorando sui problemi africani al Dipartimento di Stato e negli ultimi 3 anni estendo nel comando con AFRICOM. Quindi come diplomatico ho visto il ruolo centrale che le organizzazioni umanitarie possono svolgere per quanto riguarda la consegna di l'erogazione di servizi, ma anche la difesa dei diritti in situazioni di conflitto e post-conflitto. È difficile eccedere nel dichiarare l'importanza del lavoro delle organizzazioni umanitarie nel proteggere e sostenere i civili in situazioni di conflitto e post-conflitto. Il governo statunitense è uno dei principali donatori o sostenitore della maggior parte di queste organizzazioni, includendo UNHCR, 1.5 miliardi di dollari nel 2016 e Organizzazione Internazionale per la Migrazione, alla quale abbiamo dato 477 milioni di dollari nel 2016 e molte altre agenzie non governative e intergovernative, ma anche attraverso USAID e anche attraverso i militari statunitensi in alcune occasioni. La società civile e queste organizzazioni danno delle prospettive importanti anche sul terreno in queste situazioni di crisi. Con tutte le risorse a disposizione del governo americano, noi facciamo affidamento sulle organizzazioni umanitarie per essere consapevoli della situazione. E ricordo personalmente numerose volte quando mi è stato suggerito da un ONG di uno sviluppo nuovo o fornendo dettagli cruciali, fondamentali su quello sviluppo. E questi contatti sono preziosissimi per valutare e anche per reagire, per rispondere in queste situazioni e i miei interlocutori umanitari spero abbiano trovato altrettanto utili i nostri scambi. E il Dipartimento di Stato ha istituzionalizzato la condivisione di informazioni con la comunità delle organizzazioni umanitarie, costituendo un'unità di informazione umanitaria per identificare, raccogliere e diffondere informazioni che sono fondamentali per i decisori del governo americano, ma anche per i partner umanitari. Si può controllare a eu.state.org e quindi diciamo che per quanto riguarda queste organizzazioni abbiamo bisogno di mantenere una distinzione chiara tra noi e loro. E ovviamente le organizzazioni umanitarie della società civile, in particolare quelle che lavorano nelle zone di conflitto, devono mantenere la propria indipendenza rispetto agli Stati Uniti e rispetto ad altri governi, ma è anche importante per noi che tali organizzazioni non vengano viste come qualcuno che parla a nostro nome. Un esempio rapido: quando ero ambasciatore in Ruanda, Human Rights Watch, il rappresentante, mi ha allertato su un rapporto che stavano per pubblicare per quanto riguarda il ruolo della Ruanda nel conflitto in Congo, e io ho apprezzato questa indicazione, e questo rapporto è stato molto utile per la nostra comprensione del conflitto. E per molti giorni ho continuato a controllare il sito web di Human Rights Watch per vedere che cosa postavano, e ho notato nel controllare il sito web quali altri rapporti Human Rights Watch pubblicava, e il paese che veniva criticato di più dall'organizzazione era proprio gli Stati Uniti. Israele era secondo, ma molto più giù. Il rappresentante di Human Rights Watch aveva anche allertato il ministro degli esteri di questo rapporto, e lei mi ha telefonato e mi ha detto: dovete fermare questo rapporto perché può danneggiare la nostra situazione, non potete lasciare che lo pubblichino. E anche io le ho chiesto di andare a vedere il sito web, lei mi ha detto: sì, l'ho già visto. E chi pensate che critichi di più l'organizzazione? Lei ha ammesso che erano proprio gli Stati Uniti.
E io ho sottolineato, se noi avessimo questo controllo su di loro, sicuramente pensate che ci criticherebbero così frequentemente? E l'ho persuaso in qualche modo del mio punto di vista, ma vorrei ricordare un altro caso in Ruanda. Il dottor Stewart ieri dell'ICC ha parlato di un caso che attualmente è un processo davanti al Tribunale dell'AIA. C'è stato quindi una lotta intestina con un'organizzazione in loco e hanno mostrato in particolare quanto segue, cioè cercavano la nostra assistenza per andare all'AIA e pensavano che tutti volessero vedere questo imputato morto e che l'opzione migliore era andare all'AIA e quindi dimostrare se era responsabile o meno, e l'abbiamo aiutato nel suo desiderio di andare all'AIA e collaborare con la Corte Penale Internazionale. Gli Stati Uniti, come sapete, non sono parte del Tribunale Penale Internazionale, ma noi collaboriamo con questa organizzazione, in particolare per quanto riguarda anche questo trasferimento dall'Uganda. E ci sono due persone che attualmente sono sotto processo e sono stati portati all'AIA proprio dal governo statunitense. Quando sono arrivato in Africa 3 anni fa, sapevo che i nostri colleghi militari conoscevano meno la collaborazione con la comunità delle organizzazioni umanitarie rispetto ai diplomatici che erano stati in Africa tradizionalmente. Detto questo, vi era una comprensione chiara nel comando che bisognava avere buone relazioni con le organizzazioni umanitarie e bisognava collaborare per l'interesse reciproco. Quindi questo è accaduto in cima al comando. Il nuovo comandante Wallhauser era appena arrivato un anno fa. Uno dei primi incontri a Stoccarda era proprio con i rappresentanti di Medici Senza Frontiere. E uno dei primi viaggi come comandante è stato a Ginevra per incontrare il Comitato Internazionale della Croce Rossa, e poi lui ha voluto tenere una conferenza con i capi di Stato Maggiore africani a Stoccarda per invitare il capo di Medici Senza Frontiere a parlare con loro, e questa è stata un'opportunità fantastica. Essenzialmente il pubblico sapeva che doveva sapere di più, conoscere di più del lavoro delle organizzazioni umanitarie nelle zone di guerra, avere questo tipo di esposizione. E abbiamo avuto una discussione molto vivace con i leader militari africani sulla responsabilità delle ONG. E l'ho trovato interessante e pieno di informazioni per tutti coloro che erano coinvolti. E al comando ci incontriamo spesso con la comunità delle organizzazioni umanitarie su argomenti come la migrazione, i diritti umani, le defezioni e anche recentemente sul diritto sui conflitti armati. Avevamo un rappresentante del Comitato Internazionale Croce Rossa e Human Rights Watch, sono venuti al comando per parlare di questi argomenti. Ora vorrei offrirvi un esempio di organizzazioni umanitarie in contesto di guerra, che ho già menzionato all'inizio della mia presentazione. Come molti sanno meglio di me, dopo il genocidio in Ruanda, 2 milioni di ruandesi sono andati all'estero, sono scappati, 1,2 milioni sono andati in Zaire. E la comunità delle organizzazioni umanitarie ha risposto organizzando dei campi per loro in Zaire, e questo impegno ha salvato centinaia di migliaia di vite. Tuttavia, tra i rifugiati legittimi che si occupavano del campo, c'erano molti degli autori, dei responsabili del genocidio, che volevano fare degli attacchi all'interno del campo e volevano entrare in Ruanda in questo modo. I Medici Senza Frontiere li ha tirati fuori dal campo dicendo la divisione, l'allontanamento degli aiuti umanitari da quelli che sono i leader che hanno orchestrato il genocidio e la mancanza di azione internazionale efficace per quanto riguarda l'impunità, il fatto che i rifugiati sono tenuti ostaggio, presenta una situazione che è contraddittoria rispetto ai principi dell'assistenza umanitaria. Fine della citazione. Quindi alcuni di questi gruppi che lavorano nei campi hanno accettato e se ne sono andati. Normalmente è difficile che le organizzazioni umanitarie possano distinguere i combattenti rispetto ai rifugiati, ma il governo dello Zaire non aveva né la volontà né la capacità di farlo.
La comunità internazionale era riluttante di assumersi questo compito e Boutros Ghali ha detto che ci volevano 12.000 militari per poter effettuare questa operazione. I ruandesi hanno detto che nessun altro sarebbe intervenuto per fermare gli attacchi in Ruanda. E l'invasione del Ruanda in Zaire orientale ha portato al ritorno, al rimpatrio di 7.000 rifugiati in Ruanda, ma meno è un grosso numero, però non sono più stati individuati. E secondo alcune stime ci sono state morti di milioni di persone. Allora, questo è un po' un racconto che ci dice che cosa è possibile fare in una situazione dove i civili hanno un bisogno disperato di assistenza. Ma fornire assistenza può andare a beneficio dei combattenti. E finisco la mia presentazione su questo difficile quesito. Questioni controverse che riguardano l'interazione con le organizzazioni della società civile della regione per prevenire un disastro umanitario, quindi per intervenire per garantire un ambiente sicuro, come ho detto prima. Ad un certo punto dobbiamo anche intervenire per alleviare il dolore di chi soffre nelle zone di conflitto, ed è questo il ruolo della Croce Rossa, e abbiamo qui con noi Else de Buff, vice direttore della delegazione regionale per l'Europa meridionale del Comitato Internazionale, di darci un quadro delle questioni principali che si devono affrontare sul campo quando la Croce Rossa interviene e quali sono i problemi principali, le opportunità persino. E credo che Madame Leboeuf abbia anche una presentazione per noi, prego. Ladies and gentlemen, signore e signori, eccellenze, desidero innanzitutto ringraziarvi per l'invito. E l'invito chiaramente al Comitato Internazionale della Croce Rossa che rappresento qui. Io volevo ringraziare il MAE, l'Arma dei Carabinieri, il Ministero dell'Interno. È un privilegio per noi far parte di questo ciclo di conferenze sin dall'inizio e poter offrire la nostra prospettiva, inoltre un servizio, avere la possibilità di essere qui con moderatori e colleghi relatori di così alto prestigio. Ci concentriamo chiaramente sulle organizzazioni della società civile per capire come riescono a umanizzare la cosa forse più disumana che l'umanità ha mai ideato, ovvero il conflitto, la guerra. Le organizzazioni della società civile sono un gruppo piuttosto nutrito. Potrei parlare magari un pochino del ruolo che si svolgono. Come ha detto l'ambasciatore Vignali, potrei approfondire alcune delle sfide contemporanee che osserviamo nello svolgere questo ruolo sul campo. Per quanto riguarda la società civile, abbiamo avuto modo di ascoltare molte presentazioni ieri che hanno sottolineato questo concetto. È costituito da una varietà di organizzazioni con mandati, programmi, missioni, status diversi, ma credo che in generale quello che possiamo affermare è che incoraggiare una società civile libera e attiva contribuisca a rafforzare la coesione sociale e chiaramente alle società che prosperano dal punto di vista politico, economico e sociale. Tessuti sociali forti contribuiscono in maniera significativa a società pacifiche, ma quando scoppiano episodi di violenza, la società civile chiaramente dimostra anche una solidarietà. La solidarietà resiste alle divisioni, alle fratture sociali che si generano a causa dei conflitti. Quando si possono mantenere queste condizioni di coesione sociale durante un conflitto, si contribuisce a migliori opportunità per la pace, facilitando anche un recupero post-conflitto, una sorta di guarigione. Quando si giunge ad una tregua, ad un cessate il fuoco, è possibile che chiaramente si garantisca una maggiore durevolezza della pace. L'ambasciatore Staffan de Mistura ha parlato dell'importanza della società civile proprio nel mantenimento della pace, quindi credo che la società civile abbia un contributo enorme da dare alla risoluzione dei conflitti. Volevo anche citare quello che è stato detto relativamente alle cause che generano violenza e conflitti. Chiaramente ci sono varie questioni che intervengono: lo Stato di diritto, le zone di sviluppo, attività di mantenimento della pace,
ci sono molte iniziative della società civile che sono concentrate proprio su questi aspetti. Le più recenti riguardano il cambiamento climatico, gli accordi che sono stati negoziati sono stati fortemente guidati dalla società civile, che hanno cercato di esortare gli attori politici a fare qualcosa. Per quanto riguarda le radici dei conflitti, affrontare queste cause può diminuire l'intensità e la durata dei conflitti, non il numero purtroppo, e prevenire anche quello che ha citato l'ambasciatore Vignali, ovvero gli spostamenti forzati e la mobilità di grandi flussi migratori. Molte persone chiaramente non vogliono abbandonare il proprio paese. In questo caso noi abbiamo una scelta da operare, scelta che loro non hanno, sono obbligati a lasciare i loro paesi. Parliamo del ruolo delle organizzazioni umanitarie che, come è stato detto, fanno parte della società civile. Anche in questo caso abbiamo una grande varietà di organizzazioni umanitarie. Noi siamo una delle organizzazioni umanitarie che si conoscono a livello internazionale, abbiamo anche società nazionali della Croce Rossa, ne abbiamo una in ogni paese del mondo, ma ci sono anche agenzie dell'ONU come ad esempio il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, l'UNHCR, ci sono organizzazioni internazionali, organizzazioni nazionali che contribuiscono ad operazioni di aiuto umanitario, e sono organizzazioni che si concentrano sulle conseguenze umanitarie della mancata pace. Non posso parlare chiaramente per loro conto, sono troppe, ma posso dirvi che hanno mandati diversi, che hanno diverse modalità operative. Ci sono però alcune affinità nell'umanizzare il conflitto che distinguono le organizzazioni umanitarie da altri attori che sono anch'essi molto attivi nel panorama umanitario. Voglio farvi vedere, se riesco a far funzionare la presentazione, mi scuso ma c'è un problema tecnico perché la presentazione mi è tornata all'inizio. Comunque volevo farvi vedere un grafico che illustra il lavoro umanitario. All'inizio c'erano soltanto pochi attori, non riesco a trovare il punto, questi sono i limiti della tecnologia. Mi scuso, non riesco a trovare il grafico che volevo mostrarvi. Comunque, in un panorama umanitario ci sono molti attori sul campo, molti attori che partecipano ad azioni umanitarie perché distribuiscono aiuti, aiutano la gente, ma sono diverse. Ci sono organizzazioni umanitarie, ma anche governi, ci sono organizzazioni di matrice religiosa, istituzioni, ci sono ONG della società civile, attori commerciali, quindi c'è una grande varietà di organizzazioni. Non posso dire che siano tutte umanitarie in realtà. Quello che ci distingue da molti altri attori è che le organizzazioni umanitarie lavorano soltanto per il benessere degli esseri umani che sono vittime di conflitti o soffrono le conseguenze del conflitto. Il professor Dinstan ieri ha parlato di una condizione per essere in grado di svolgere un ruolo come una società che operi nell'ambito del diritto umanitario, ovvero l'imparzialità. Se ne è parlato ieri diffusamente. Quando si elargisce un aiuto, lo si fa soltanto per gli esseri umani nel bisogno, indipendentemente da eventuali distinzioni. Quindi l'obiettivo di queste organizzazioni è quello di salvare delle vite, ridurre la sofferenza, massimizzare la dignità nella guerra, non affrontare quindi le cause del conflitto e contribuire a obiettivi politici. Detto ciò, le azioni umanitarie significative possono avere un effetto collaterale, possono contribuire a contenere l'effetto della guerra sulle società, possono contenere anche l'effetto della guerra sull'economia, sullo sviluppo, sul clima, sul patrimonio culturale, limitando i danni, mantenendo una resilienza, e possono altresì limitare questi effetti del conflitto e contribuire quindi alla prevenzione degli spostamenti forzati.
Quando lavoravo nel sud-ovest della Colombia, e la Colombia ancora oggi è un paese che ha il numero più elevato di sfollati interni, proprio alla luce del conflitto, lavoravo in una zona montuosa, molto lontana dalle città principali. Quando sono partita, quando ho lasciato quella missione, il parroco del piccolo paesino dove era, hanno organizzato una festa. Sapete, in Colombia fanno sempre delle feste. Comunque era per salutarmi. E le parole che ricordo sono: grazie a quello che avete fatto, grazie al lavoro con la gente, grazie al lavoro con gli attori armati che sono qui, non ce ne siamo dovuti andare, mentre molti colombiani devono lasciare le proprie case, devono spostarsi continuamente. Quindi le parole che mi hanno detto è stato: grazie al vostro lavoro, non abbiamo avuto bisogno di andare via. E credo che sia uno dei contributi principali che si possa dare attraverso il nostro lavoro. Abbiamo approcci diversi, abbiamo modalità di lavoro diverse, ma dovremmo tutti attenerci al principio dell'azione umanitaria. Se ne è parlato ieri piuttosto diffusamente. Sono principi che fanno parte del movimento della Croce Rossa sin dall'inizio, ma sono riconosciuti altresì dalla comunità internazionale sin dagli anni 90, dalla risoluzione dell'Assemblea Generale, che considera le organizzazioni umanitarie responsabili nei confronti di questo principio di neutralità, imparzialità, e per ottenere questi due principi anche indipendenza. E qui vedo forse un'affinità con alcune cose che si sono dette ieri rispetto alla responsabilità. Se ne è parlato spesso, la responsabilità delle organizzazioni internazionali, anche i requisiti di responsabilità civile, e credo che in tal senso la trasparenza sia molto importante, assolutamente, e chiaramente ritenere responsabili determinate organizzazioni è altrettanto importante, ma dobbiamo essere molto cauti quando la responsabilità si trasforma in una sorta di controllo, in particolare quando si parla di responsabilità nei confronti di donatori, nei confronti del pubblico, ma dobbiamo assicurarci che questa responsabilità non giunga al costo del livello di indipendenza che viene requisito, che viene richiesto per attenerci ai principi umanitari di neutralità, imparzialità e azioni umanitarie indipendente. Per quanto riguarda il ruolo del Comitato Internazionale della Croce Rossa, non tornerò alle origini perché molti di noi ieri hanno parlato di Solferino, hanno parlato di Henri Dunant, hanno parlato delle origini del diritto umanitario internazionale, quindi non andrò nel dettaglio di queste origini. Voglio dirvi soltanto quello che noi stiamo cercando di fare. L'ICRC è presente in più di 80 paesi oggi, 16.800 addetti, abbiamo un budget di 1,5 miliardi di euro. Se guardiamo le nostre principali operazioni per quanto riguarda il budget, vedete tutti i conflitti principali di oggi che sono stati citati in molte presentazioni. Il primo resta sempre la Siria, Sud Sudan, Iraq, Afghanistan, Nigeria, Somalia, la Repubblica Democratica del Congo, Ucraina, Israele, i territori occupati, Yemen. E questi sono numeri che si riferiscono al bilancio del 2017. Non ho diapositive sul bilancio 2018, ma possiamo aggiungere altre situazioni come Venezuela, Myanmar, Bangladesh, Mali, la Repubblica Centrafricana, ma anche Libia. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa è anche presente a Londra, New York, Parigi, Pechino, Mosca, dove abbiamo molte operazioni diplomatiche dal punto di vista umanitario, e oggi siamo molto più presenti, non soltanto presenti ma anche molto più operativi in paesi europei, in particolare l'Europa meridionale. Questa è la delegazione per cui lavoro io: Italia, Spagna, alcuni dei paesi che hanno dovuto affrontare delle sfide enormi alla luce della sfida posta dall'immigrazione. Per quanto riguarda le sfide per soddisfare questo ruolo, ce ne sono tre che voglio citare. Una è l'accesso, perché non possiamo lavorare se non abbiamo accesso alla gente, se non abbiamo accesso ai luoghi dove si presenta il bisogno. Poi risorse e capacità. Il commissario europeo per l'assistenza umanitaria ieri ha già detto che il settore umanitario è fortemente sollecitato. E poi le guerre nelle città.
Per quanto riguarda l'accesso, ci sono molti ostacoli all'accesso in situazioni di conflitto. Alcune situazioni sono inevitabili, altre invece sono evitabili, logistica, distanza, topografia, ad esempio se ci sono zone montuose, difficilmente accessibili, poi la sicurezza, chiaramente inevitabile, se si opera in una zona di conflitto ci sono problematiche di sicurezza. Un'organizzazione come la Croce Rossa cerca di essere il più vicino possibile alla gente, dobbiamo chiaramente essere in prima linea, magari anche al fronte quando ci sono le ostilità in corso, ed è facile trovarsi al punto sbagliato, nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Poi ci sono non solo ostacoli però, ma opportunità, perché molto si può fare con la tecnologia, con l'innovazione. Tornerò su alcune di queste opportunità. Uno degli ostacoli è ovviamente il mancato rispetto delle normative del diritto umanitario che regolano l'accesso. Non approfondirò queste violazioni, ma voglio citare la più delicata di tutte, ovvero, correlata a tutte le precedenti, per avere accesso occorre avere la fiducia e l'accettazione delle parti in conflitto e della popolazione che si cerca di aiutare. L'accettazione e la fiducia richiedono una serie di cose. Innanzitutto prossimità alle comunità, occorre essere lì, occorre essere presenti, prossimità alle comunità, ma anche agli attori armati e altri attori di influenza, perché siamo tutti esseri umani e ci fidiamo di chi conosciamo, di chi possiamo vedere, di chi vediamo fare cosa effettivamente vogliono fare. E poi si ottiene accettazione e fiducia quando si offre una risposta pertinente ai fabbisogni della gente, ovvero bisogna essere in grado di ascoltare la gente, vedere quali sono i loro bisogni, quali loro pensino siano i loro bisogni, non quelli che pensiamo noi. Dobbiamo chiaramente agire sulla base di questi bisogni. Il professor Chesserman ieri ha parlato di una serie di azioni guidate dal fabbisogno, guidate anche dall'offerta o dai donatori a volte, quindi è importante. Ciò mi riporta a questa stretta aderenza ai principi fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Occorre fare ben più che parlarne, occorre mettere in pratica. Si può dire di essere neutrali, ma se non si sembra neutrali, nessuno penserà che si sia effettivamente neutrali e quindi non si sarà in grado di lavorare. Ciò significa inoltre che dobbiamo coinvolgere tutte le parti del conflitto, altri attori di influenza, stati, attori armati non statali, legali o non legali, ma anche con la gente. Ed in tal senso ne abbiamo parlato precedentemente, dobbiamo interagire con tutti i gruppi armati, indipendentemente da quello che possiamo pensare di loro, perché se c'è un'organizzazione che fa parte del problema che cerchiamo di risolvere, alla fine bisognerà comunque relazionarsi con questa organizzazione per trovare una soluzione. E ciò mi porta a tre sfide che osserviamo oggi. Innanzitutto la politicizzazione dell'aiuto, e credo che sia l'ostacolo principale che dobbiamo affrontare in molti conflitti oggi dove operiamo. Ciò significa la strumentalizzazione dell'aiuto, sottolineare l'importanza del rispetto del diritto umanitario internazionale e delle azioni politiche, ma c'è la dinamica politica di molti di questi dibattiti che a volte passa ad un altro livello dal semplice imperativo umanitario. Questo può avere un effetto controproducente e può essere altresì pericoloso per le azioni umanitarie, anche in contesti dove ci sono stati dibattiti molto accesi, dove la politica ha cercato di negoziare l'accesso per le azioni umanitarie. Tutto ciò si è tradotto in un effettivo accesso, ma con determinate problematiche. Quindi credo che sia importante far sì che gli attori umanitari negozino il proprio accesso per creare lo spazio necessario per fare il loro lavoro e per dar loro il tempo necessario per farlo. Secondo elemento, quando osserviamo la politicizzazione dell'aiuto, degli aiuti, raramente intenzionale, ribadisco, c'è anche un'integrazione delle azioni umanitarie in altri obiettivi trasformativi che sono molto legittimi a volte come obiettivi, agende oggettive come ad esempio pace e sicurezza per quanto riguarda il terrorismo, la stabilizzazione, ma anche lo Stato di diritto. Sono tutti
tutte rivendicazioni estremamente valide, obiettivi assolutamente perseguibili, ma quando si integrano questi obiettivi con i diritti umanitari, con gli aiuti umanitari, può essere molto pericoloso, perché si aggiunge una connotazione politica. Gli attori umanitari si sono svegliati in un certo senso, non siamo un ambiente isolato, lavoriamo in un ambiente profondamente politico, facciamo parte di questo ambiente, ne dobbiamo essere consapevoli, ma dobbiamo essere in grado di mantenere uno spazio operativo distinto per garantire la citazione necessaria e per cercare di svolgere il nostro ruolo, che non è far sì che queste agende trasformative funzionino e vengano effettivamente tradotte nella pratica. Il nostro ruolo è proteggere, tutelare, assistere, salvare le vite e la dignità umana. Un'altra sfida che è stata citata ieri riguarda la criminalizzazione dell'assistenza umanitaria. Molti dei gruppi armati non statali sono stati etichettati come terroristi dallo Stato o di matrice terrorista, e questo in pratica si è tradotto nella criminalizzazione del coinvolgimento con queste organizzazioni, ma anche l'assistenza a queste parti diretta, ad esempio evacuazione medica dei feriti o visite mediche, ma anche indirettamente, perché noi assistiamo i civili e l'ambasciatore Coran lo ha citato, si assistono numeri crescenti di civili, ma in base alle norme attuali la definizione di supporto, assistenza al terrorismo è talmente ampia che sarebbe difficile dire che se si distribuiscono alimenti a 5 milioni di persone, magari nemmeno un chicco di riso non finirà nelle mani di un fighter, ovvero di un terrorista. E questo è un effetto piuttosto complesso sulle organizzazioni umanitarie che vogliono interagire con le organizzazioni coinvolte nel conflitto. Ha un impatto anche sui finanziamenti, perché ci sono sempre più clausole antiterrorismo per quanto riguarda i fondi erogati dai donatori, e sono talmente rigide che a volte non possiamo garantire e certificare che, come ho detto, nemmeno un singolo chicco di riso non finirà nelle mani di un combattente, di un terrorista. Questa sfida è più semplice da gestire per un'associazione come la Croce Rossa, come le agenzie dell'ONU, perché abbiamo privilegi di immunità, abbiamo uno status giuridico, ci siamo da molto tempo. È molto più difficile però per ONG umanitarie un pochino più piccole, che non hanno questa capacità, non hanno queste caratteristiche. Cerco sempre però di vedere il lato positivo, cerco sempre di vedere la luce alla fine del tunnel, e credo che una delle opportunità che sia emersa da questi dibattiti è che abbiamo iniziato ad avere un dibattito ben più ampio tra le organizzazioni umanitarie sul ruolo dei principi fondamentali. Ovvero, tutti coloro che operano in questo contesto devono sottoscrivere questi principi. Come si garantisce la compliance? 3 anni fa a Istanbul i donatori hanno detto che avrebbero dato esenzioni soltanto alle organizzazioni umanitarie che possono dimostrare che si sono attenute ai principi in pratica. Ma come lo si verifica? Tutti possono dire sì, abbiamo seguito i principi, ma come si fa a verificare che ciò sia effettivamente avvenuto nella pratica? Molto difficile. Si è parlato di un'eventuale gerarchia dei principi, ovvero quali sono le implicazioni pratiche di questi principi. Beh, credo che per la Croce Rossa si siano osservate situazioni in cui a volte è molto difficile dare un giudizio rispetto a come poter conformarsi ai principi in realtà operative molto molto complesse. Quindi se ci fosse una gerarchia in questi principi, la prima priorità sarebbe l'umanità, quello che sempre ci guida. Quindi se dovessimo scegliere tra l'indipendenza e l'imparzialità, beh, l'umanità sarebbe quello che ci guiderebbe sempre, ed è un qualcosa che ci consente di adottare queste difficili decisioni. Una terza sfida, che è correlata all'accettazione e alla fiducia di cui ho parlato poc'anzi, e l'ambasciatore De Mistura lo ha sottolineato, riguarda gli attacchi ai convogli umanitari, al personale umanitario. Negli ultimi anni abbiamo osservato delle tendenze molto preoccupanti, una serie di episodi che si sono verificati, ma anche violazioni aperte del diritto umanitario internazionale, e soprattutto le scuse che sono state addotte.
ad esempio, va bene bombardare un ospedale perché c'era un obiettivo ad alto valore in quell'ospedale. Torniamo a Solferino, il primo principio del diritto umanitario internazionale era la tutela, la protezione dei feriti sul campo di battaglia. Lo osserviamo in Siria o in Yemen, il sistema sanitario in questi paesi è praticamente inesistente. In Siria c'era un sistema sanitario molto valido prima del conflitto, ma lo vediamo anche in altri paesi, sul Sudan, Ucraina. E voglio sottolineare che non è soltanto il problema dei bombardamenti che ci sciocca, che vediamo in televisione, ma ci sono molte altre violazioni del diritto umanitario internazionale, violenze, minaccia contro il personale medico, che sono molto meno visibili, ma che hanno lo stesso identico impatto sulla loro capacità di poter erogare assistenza sanitaria urgente e salvavita. Abbiamo visto gli orrori del passato, gli ultimi 3 anni in cui ci sono registrate una serie di vittime tra operatori umanitari e personale medico, bombardamenti di ospedali. La risoluzione del Consiglio di sicurezza sulla tutela del personale sanitario in zone di conflitto, la risoluzione 2026. Ci sono stati degli attacchi, come dicevo, aperti che hanno coinvolto personale umanitario, quindi il Consiglio di sicurezza è estremamente diviso, ma per fortuna ha sottoscritto con unanimità questa risoluzione 2026 per la tutela del personale umanitario che opera in zone di conflitto. I bombardamenti sono proseguiti, lo stesso le violenze, le minacce, malgrado la risoluzione che ha compiuto 1 anno, e quindi si è detto: ma qual è la differenza? Tutti dicono sì, non si deve bombardare, non si deve attaccare il personale medico, ma accade comunque ogni giorno. Io credo che quello che si è detto molte volte è che in realtà c'è una differenza, perché questi dibattiti hanno enfatizzato il costo politico di queste violazioni e quindi hanno contribuito in un certo senso a ridurne il numero. È difficile in realtà da misurare il successo di un qualcosa che non dovrebbe accadere, quindi è più semplice in realtà contare le violazioni del diritto umanitario internazionale che contare il rispetto delle norme del diritto umanitario internazionale. E devo dire che molti interlocutori, molte forze armate ci hanno detto che le cose che non facciamo quando parliamo di violazioni, beh, ci sono molte cose in realtà che non facciamo perché aderiamo ai valori del diritto umanitario internazionale. Non so se volete darmi il tempo di parlare della guerra, la guerra nelle città, sarò molto breve. This little video if it works. About what it means today. Voglio farvi vedere un piccolo video rispetto a cosa si intende oggi per guerra nelle città. Questa è la conclusione che volevo darvi, è una realtà con cui stiamo lavorando, ma credo che sia anche una sfida per le forze armate. Quando
si dichiara guerra in questi ambienti, dove c'è un impatto enorme anche di un singolo episodio, un qualcosa su cui vale la pena riflettere. Credo che sia una nuova realtà, ma credo che sia importante rispettare le regole che abbiamo adesso, non è necessario effettivamente promuoverne di nuove. Grazie molte per la vostra attenzione. Grazie ad Els De Buff per averci ricordato i principi più importanti a livello umanitario in termini di intervento, protezione dei diritti umani, neutralità, responsabilità nell'intervento umanitario, ma contemporaneamente anche la responsabilità di evidenziare le sfide principali, il bisogno di risorse. Il problema dell'accesso alle aree di conflitto e il bisogno della vicinanza alla popolazione locale. Quindi grazie per anche aver esteso la presentazione ad altre aree, quindi non soltanto Africa e Medio Oriente, ma anche America Latina, eccetera. Ora siamo giunti al termine della nostra mattinata. Vorrei ringraziare di nuovo moltissimo tutti i nostri illustri ospiti che hanno animato questa tavola rotonda con storie personali, con esperienze che riguardano la tragedia della Siria e il bisogno di avere i corridoi umanitari e anche il bisogno di effettuare un lavoro di mediazione per quanto riguarda ciò che possiamo fare in termini di pianificazione, di strategia, per poter quindi affrontare le organizzazioni siriane, la popolazione locale sul terreno e naturalmente anche gli interventi umanitari per alleviare le sofferenze della popolazione locale. E tutto questo è stato fatto non soltanto raccontandoci ciò che è successo in passato e quello che sta accadendo ora, ma offrendoci anche una prospettiva e una visione su quello che possiamo fare in futuro. Per riepilogare questa mattinata vorrei ricordare le parole di Zbigniew Brzezinski, consulente per la sicurezza nazionale del presidente Reagan, e diceva: dal momento che non si può intervenire ovunque, non si conclude che non si possa intervenire dappertutto. Grazie. Grazie di cuore, dottor Vignali. Questa è stata la terza tavola rotonda sulle esperienze delle organizzazioni umanitarie in contesto di guerra e abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un punto di vista operativo, quindi molto pratico, molto appassionato a volte. Grazie per i vostri interventi e ora proseguiamo con il discorso del segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Italiana. Interpreti, ambasciatrice Elisabetta Belloni, se la posso invitare sul palco a parlare, grazie. Concludo volentieri insieme al comandante generale dell'Arma i lavori di questo importante convegno, di questa conferenza internazionale sul diritto internazionale umanitario. E lo faccio con l'auspicio di vedere dopo questa terza edizione una serie di altre edizioni che magari articolate su temi diversi possano sottolineare una volta di più la collaborazione che c'è fra il Ministero degli Esteri e l'Arma dei Carabinieri anche nei teatri internazionali. Avete notato infatti che quest'anno il Ministero degli Esteri è partner dell'Arma dei Carabinieri nel promuovere questo convegno. Lo dico apertamente, siamo partner, ma devo riconoscere che la maggior parte del contributo organizzativo, preparatorio e logistico è stato svolto dai Carabinieri, ai quali naturalmente il Ministero degli Esteri esprime tutta la sua gratitudine. Abbiamo però voluto associarci a questa iniziativa con convinzione. E non solo per sottolineare una volta di più l'interazione che c'è fra queste due amministrazioni quando si parla di estero, ma anche per dimostrare che attraverso questo partenariato, attraverso
la sinergia che si deve creare fra le nostre istituzioni, si riesce a dare un'immagine più efficace, più concreta, più determinata di quello che il nostro Paese può fare all'estero. E allora permettetemi di congratularmi con l'Ufficio Comunicazione del Comando Generale, perché credo che quell'immagine, forse un po' presuntuosa, il mondo sostenuto da persone che portano le insegne distintive dei carabinieri e dei diplomatici, tuttavia rende molto bene l'immagine di quello che noi possiamo fare anche come contributo a livello mondiale. Venendo ai temi specifici del convegno, gli interventi che abbiamo ascoltato del Ministro Alfano e del Ministro Punto, che credo sia emerso in maniera chiara dalla conferenza. Il diritto internazionale umanitario deve oggi confrontarsi con nuove sfide che ne rendono sempre più difficile la sua applicazione e il suo rispetto. Dobbiamo fare i conti con nuove armi, con nuove tecnologie, nuove tattiche di guerra, con la proliferazione di attori non statali, il controllo del territorio da parte di gruppi terroristici, la crescente difficoltà di distinguere fra combattenti e civili, la protezione degli operatori umanitari, l'outsourcing di attività militari a compagnie private. Su questo io sono contraria, lo sa bene il Comandante Generale, però è la realtà dei fatti. Ci troviamo inoltre di fronte ad attacchi contro i civili, contro ospedali, scuole, luoghi di preghiera, convogli umanitari, che sono sempre di meno effetti collaterali di operazioni militari e sempre di più il frutto di deliberate strategie di guerra. Pensiamo ad esempio alle dinamiche dei conflitti in Siria, nella Repubblica Centroafricana, nel Sud Sudan, in Yemen, e potrei proseguire con altri esempi. Occorre quindi moltiplicare gli sforzi per garantire il massimo rispetto del diritto internazionale umanitario e dei principi di umanità e dignità di ogni essere umano nelle situazioni di conflitto. L'Italia è in prima fila in questo impegno e vi propongo quindi un decalogo che sintetizza le principali linee di azione strategica che perseguiamo in questo campo secondo un approccio integrato tra governi, organizzazioni internazionali, organizzazioni umanitarie e società civile. Innanzitutto l'advocacy. L'Italia ha ratificato le convenzioni di Ginevra e i loro protocolli aggiuntivi. Continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nell'attuazione del diritto internazionale umanitario, in particolare a favore delle categorie più vulnerabili. Continueremo a promuovere la più ampia adesione degli Stati a tutti i pertinenti strumenti internazionali. E ricordiamo al riguardo anche il ruolo, in termini di sensibilizzazione pubblica, dell'Istituto Internazionale di Sanremo, che ha partecipato anche a questo convegno. I diritti umani. Il diritto internazionale umanitario e la tutela dei diritti umani sono due dimensioni che si rafforzano vicendevolmente. Al di là delle distinzioni dottrinarie, dobbiamo insistere sull'interazione fra di esse, ribadendo il carattere universale e indivisibile dei diritti umani e la loro funzione di protezione dei civili anche nei conflitti armati. Una loro violazione generalizzata costituisce infatti, anche in situazioni di guerra, un crimine internazionale che fa scattare la giurisdizione penale universale degli Stati e quella complementare della Corte Penale Internazionale. L'accountability. L'Italia ritiene cruciale l'attuazione del principio di accountability, ne abbiamo parlato a lungo in questi giorni, per le violazioni sistematiche del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani nelle situazioni di conflitto. Il professor Antonio Cassese scriveva: il modo più efficace per applicare il diritto internazionale umanitario resta la punizione di chi lo viola attraverso la giurisdizione nazionale o internazionale. L'attuazione, l'implementation, va eliminato ogni alibi nell'attuazione delle norme del diritto internazionale umanitario. Le tante violazioni delle sue disposizioni non derivano dal fatto che il loro quadro legale è poco chiaro o deficitario. Il suo mancato rispetto dipende molto dalla scarsa volontà politica di farlo o dalla deliberata intenzione di violarne i contenuti, sia da parte di Stati che di gruppi o di individui. Il peacekeeping. Le operazioni di peacekeeping sono sempre più dispiegate a protezione della popolazione civile.
Nell'ambito del suo mandato in Consiglio di sicurezza, l'Italia si sta impegnando affinché i mandati delle missioni di pace includano disposizioni su protezione dei civili, su possibilità di assistenza umanitaria in tempi rapidi e creazione di condizioni che permettano il ritorno volontario e sicuro dei rifugiati e dei profughi interni. È importante che fra queste missioni e le organizzazioni umanitarie si instauri una positiva collaborazione nelle aree di conflitto in nome dell'obiettivo condiviso della sicurezza della popolazione civile. L'accesso umanitario. Siamo da sempre impegnati per fare in modo che venga garantito l'accesso umanitario alle aree di guerra. Si tratta di un aspetto delicato, lo sa bene Staffan de Mistura, ma sul quale dobbiamo insistere con determinazione, condannando tutte quelle situazioni in cui ciò è impedito e denunciando pubblicamente i responsabili. L'impegno finanziario. Alle posizioni di principio sul diritto internazionale umanitario deve corrispondere ovviamente anche un impegno finanziario coerente nell'assistenza umanitaria. È ciò che l'Italia fa anche attraverso la cooperazione allo sviluppo. Lo spirito di Solferino. L'azione dell'Italia nel settore del diritto internazionale umanitario resta ispirata ai principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. In tutti gli scenari di crisi l'Italia rispetta questi principi e difende quindi lo spirito di Solferino. Forte è il nostro sostegno alla Croce Rossa internazionale e alle altre organizzazioni umanitarie e della società civile. Il patrimonio culturale. L'Italia incoraggia l'applicazione di quelle regole del diritto internazionale umanitario che contribuiscono alla protezione del patrimonio culturale. Questa funzione è preziosa per ricostruire nelle aree di conflitto un'identità comune su cui fare crescere il pluralismo politico, etnico e religioso. Infine la società civile. L'impegno dell'Italia nel campo del diritto internazionale umanitario non è solo istituzionale. Può contare anche su migliaia di cittadini italiani che si impegnano nel volontariato, anche fuori dai confini nazionali. Cooperanti, laici, religiosi, giovani che dedicano il loro tempo in tanti progetti nel mondo. Medici che operano in Africa, centinaia di gruppi organizzati, di piccole comunità, di enti locali o di associazioni benefiche, anche della diaspora, che sostengono istituzioni scolastiche o sanitarie ed altro in paesi meno avanzati. Lavorare nei contesti di crisi richiede però professionalità, conoscenza del contesto e delle norme di sicurezza. Nessuno spazio può essere lasciato al volontarismo umanitario, che rischia di mettere a repentaglio anche la vita degli stessi operatori. È quindi fondamentale investire in formazione. Vorrei concludere aggiungendo una considerazione che prende spunto dall'enfasi che abbiamo messo in questi giorni di lavoro sul ruolo della società civile. Esiste ormai un rapporto sempre più stretto fra le scelte di politica estera e la vita quotidiana dei cittadini. Dal terrorismo all'immigrazione, dal commercio alle politiche per la crescita e l'occupazione, dalla sicurezza energetica all'ambiente e alla salute. Ma mai come oggi le questioni internazionali toccano così direttamente la vita dei nostri cittadini, le loro aspettative, i loro interessi. La politica estera, quindi, non è più solo qualcosa per una ristretta cerchia di addetti ai lavori. Ecco perché il ruolo della società civile è oggi così importante nell'assistenza umanitaria come in moltissimi altri campi dell'attività internazionale. Grazie infinite e spero di rivedervi il prossimo anno. Grazie ambasciatrice. Ci avviamo alla conclusione dei lavori. Abbiamo avuto 3 panel. Il signor comandante generale adesso, nel chiudere i lavori, ricorderà quello che è stato fatto in questi 2 giorni, in questi 3 panel, per questa terza conferenza che ormai è diventata una tradizione per l'Arma dei Carabinieri. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale del Corpo Armata Tullio Del Sette.
Buongiorno, il comandante generale dell'Arma ricorderà anche un pochino quello che è stato fatto nelle precedenti due conferenze. Saluto il commissario europeo Stiglianidis, tutte le autorità, l'ambasciatrice Belloni, consentitemi in particolare, che ringrazio anche per aver parlato in italiano. Ecco, saluto tutti i carabinieri, ad iniziare dal vicecomandante generale e da tutti i vertici dell'Arma presenti. Saluto tutti gli ospiti. È con sincero piacere e vera emozione che mi accingo a concludere i lavori della terza conferenza internazionale di diritto internazionale umanitario. Questo nostro incontro coincide, si colloca nell'ultimo anno del mio mandato. Credo quindi sia il momento giusto per me per fare un bilancio su quanto realizzato nelle tre edizioni della conferenza. Sono certo che questa conferenza vedrà ancora tante edizioni e ringrazio l'ambasciatrice Belloni per averlo voluto dire in maniera così chiara. Nei prossimi anni, questo perché è capace di lasciare un contributo di pensiero importante per le iniziative e le azioni a tutela della pace, della vita, della dignità umane. Noi carabinieri avvertiamo profondamente il dovere di diffondere e rispettare il diritto internazionale umanitario, il DIU. Non è una coincidenza che il motto del nostro COESPU, il Centro di Eccellenza per le Unità di Polizia di Stabilità, costituito a Vicenza su decisione del G8 di Sea Island del 2004 e dedicato alla formazione sotto egida ONU di operatori di polizia di pace di tutto il mondo, sia sub iure ad pacem tuenda milites. Prepariamo i militi a proteggere la pace nel rispetto della legge. Ci sono quindi ragioni profonde alla base della nostra decisione di concentrarci sul diritto internazionale umanitario, legate al nostro essere carabinieri, persone cioè che per missione originale, sempre coltivata, operano all'interno delle istituzioni a livello nazionale e internazionale, con responsabilità di particolari e speciali doveri. L'Arma dei Carabinieri si caratterizza da oltre due secoli per la sua natura peculiare di forza armata, forza di polizia. Questo status, questa dualità di funzioni ci rendono particolarmente adatti ad agire come polizia di prossimità anche nelle aree e nelle situazioni più difficili. Infatti, mentre la nostra formazione militare ci mette in grado di operare nei più complessi scenari internazionali, il fatto di essere abituati a interagire con i cittadini su base quotidiana, nelle nostre stazioni carabinieri, nelle città come nelle comunità più piccole, comporta l'essere in grado di costruire solide relazioni con le popolazioni dei paesi dove siamo presenti, inclusi i contesti conflittuali e bellici. Queste conferenze sono una straordinaria occasione di confronto con esperti riconosciuti, quali voi relatori siete, che arricchisce le nostre reciproche esperienze. Sono uno spazio dove vogliamo cercare il vostro aiuto per trasformare le nostre speciali relazioni con le popolazioni civili e la nostra formazione di polizia militare in qualcosa che possa sempre di più e meglio servire la causa del DIU, sia dalla prospettiva della sua evoluzione che da quella della sua applicazione. Lo scorso anno abbiamo ricordato che proprio un carabiniere, il generale Pietro Verri, vicecomandante generale dell'Arma nel 1972, ebbe un ruolo cruciale nella diffusione della cultura e delle norme del diritto internazionale umanitario in Italia. Negoziò per l'Italia i contenuti dei protocolli aggiuntivi alle convenzioni di Ginevra del 1977 e si adoperò perché questi potessero essere applicati senza ritardo nella giurisdizione domestica e nei regolamenti militari. Abbiamo collocato le nostre conferenze in un contesto istituzionale, mettendo insieme accademici, professionisti e decisori politici di ogni parte del mondo e dei più importanti organi internazionali.
Sono particolarmente orgoglioso che il ministro della Difesa Roberta Pinotti abbia partecipato a tutte e tre le conferenze, che il già ministro degli Esteri e ora primo ministro Paolo Gentiloni abbia partecipato ai nostri eventi, che l'attuale ministro degli Esteri Angelino Alfano abbia partecipato a questa conferenza dopo aver già parlato nella prima, nella sua precedente veste di ministro dell'Interno. Ringrazio di vero cuore ancora il segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ambasciatrice Belloni, per aver voluto che da quest'anno questi eventi fossero organizzati insieme dall'Arma e dalla segreteria del MAECI. La ringrazio per il suo personale intervento di oggi. Vorrei poi ricordare la presenza del segretario di Stato di Papa Francesco, Cardinale Pietro Parolin, che nel 2016 ha aperto la seconda conferenza. La partecipazione del Commissario europeo per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Stylianides, a questa terza conferenza. A tutti quelli che hanno partecipato ai livelli più alti delle istituzioni che vivono, insegnano, studiano, praticano, applicano il diritto internazionale umanitario. I presidenti e i vicepresidenti della Corte Internazionale di Giustizia, Abraham Youssouf, il presidente e il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, De Gourmandi e Bensoudan, il rappresentante speciale dell'ONU per la Siria, ambasciatore De Mistura, quest'anno e l'anno scorso, lo ringrazio davvero. Il segretario generale dell'OSCE, ambasciatore Zannier, il vicepresidente dell'ICR Berli e il presidente del Tribunale Speciale per il Libano, Adilkova. Tutti voi, presidente Impagliazzo, e relatori di oggi e di ieri a questa terza conferenza, grazie davvero. Tra poco, Sua Santità Papa Francesco riceverà panelist e moderatori, riceverà noi tutti in udienza privata, così testimoniando l'importanza che questi argomenti e il nostro dibattito sul diritto internazionale umanitario hanno anche per la Santa Sede. In questi tre anni abbiamo provato a rendere il più operativo possibile il nostro dibattito e a dare materia per ulteriori riflessioni ai decisori politici con argomentazioni nuove e stimolanti. Abbiamo ricercato nuovi spunti, motivazioni e procedimenti di azione per i nostri carabinieri. Le tre conferenze hanno fornito l'opportunità di organizzare incontri bilaterali e discussioni informali tra esperti, professori, professionisti e livelli istituzionali. La prima conferenza, il 23-24 ottobre 2015, su argomenti scelti per la loro attualità e concretezza, è stata intitolata «Il diritto internazionale umanitario nella guerra moderna». La domanda era se i tradizionali principi del Dio, quali la necessità di evitare lesioni superflue e sofferenze non necessarie, soddisfano ancora i bisogni che derivano dalle nuove sfide tecnologiche o se invece sia necessario creare nuove norme per regolare questi fenomeni. Molti dei panelist hanno abbracciato l'idea che nuove norme non siano necessarie, perché la vera sfida rimane il rispetto dei principi esistenti. Nella seconda conferenza abbiamo discusso il ruolo dei gruppi armati non statali nel diritto internazionale umanitario. Anche in questo caso, la scelta dell'argomento è stata dettata dalla volontà di toccare temi che sono le frontiere attuali del DIU e che più di altri lo hanno messo alla prova a causa dell'evoluzione che la guerra, il conflitto armato, ha registrato negli ultimi anni. Abbiamo cercato di capire fino a quale limite è possibile coinvolgere i gruppi armati non statali in modo costruttivo. Le esperienze portate da alcuni relatori sono state significative e hanno mostrato come il coinvolgimento possa spingere i gruppi armati non statali più responsabili a migliorare il loro rispetto del diritto umanitario. Certamente questo risultato non è possibile con tutti i gruppi armati non statali. Alcuni di essi sono ontologicamente opposti alle idee di umanità che il diritto internazionale umanitario comprende e con loro nessun dialogo è possibile. Altri invece sono più desiderosi di sedersi intorno al tavolo del negoziato
e di discutere di modi ulteriori per garantire il rispetto del diritto umanitario. In questi due giorni, in questa terza conferenza, infine abbiamo affrontato la relazione tra il DIU e le ONG e fra esse certamente quelle a connotazione religiosa, di cui il presidente Impagliazzo è un massimo rappresentante. Tra il DIU e la società civile. La società civile, intesa come popolazione civile, è normalmente vista come il soggetto a cui le regole e i principi di diritto internazionale umanitario si indirizzano. I civili sono protetti dal diritto umanitario, che cerca di assicurare che essi non siano colpiti dalle ostilità. In questo senso classico la società civile rileva sul piano della prospettiva passiva. Abbiamo però deciso di esplorare un altro angolo della relazione fra società civile e diritto internazionale umanitario. Come può la prima contribuire allo sviluppo del secondo? Quali sono le sfide? Le risposte sono complesse. Abbiamo seguito con interesse il dibattito sulla necessità di filtrare in qualche modo le istanze che provengono dalla società civile nella loro proiezione internazionale. Resto fondamentalmente dell'idea che un processo di democratizzazione delle dinamiche internazionali sia ineludibile e giusto. La Corte Penale Internazionale è forse l'esempio più lampante dei processi virtuosi che possono innescarsi quando la società civile diventa attrice delle relazioni internazionali. Spero dunque che quelle che sono tradizionalmente state considerate le periferie del DIU possano continuare a giocare un ruolo crescente in una prospettiva dialettica e complementare con quella degli attori classici del modello westfaliano, gli Stati, dalla pace di Westfalia del 1648, che pose fine alla guerra dei trent'anni e che decretò che gli unici attori sul piano internazionale dovevano essere gli Stati. Prima di concludere, ringrazio ancora di cuore tutti coloro che hanno reso possibili queste conferenze. Anzitutto l'avvocato Paolo Busco, è con lui che l'abbiamo inizialmente pensate e con lui e poi con tanti altri, che ringrazio vivissimamente, le abbiamo pianificate e portate avanti. Ringrazio il generale Mennitti, Massimo Mennitti, che è stato il chairman per tutte e tre le edizioni. Ringrazio i carabinieri di ogni ruolo della scuola ufficiali e del comando generale dello Stato Maggiore. Già ieri per tutti loro ho ringraziato il generale Tomasone per la perfetta organizzazione di ciascuna delle tre conferenze e gestione qui in questa scuola e il generale Maruccia per lo Stato Maggiore. La prima è stata fatta con capo di Stato Maggiore il generale Ciceri. Bene, ringrazio quest'anno in particolare i dirigenti e il personale della Segreteria Generale del MAECI. Grazie davvero a tutti. A loro rinnovo il più vivo e grato compiacimento. Infine, due parole a nome dell'Arma intera. Grazie a ognuno di voi per la vostra presenza, per il vostro contributo e arrivederci. Arrivederci alla quarta conferenza internazionale di diritto internazionale umanitario, che spero di poter seguire tra un anno dalla platea di questa splendida aula magna in questa prestigiosa scuola ufficiali carabinieri. Grazie davvero a tutti. Questa terza conferenza sul diritto internazionale umanitario. A seguire avremo la possibilità di prendere gli autobus all'ingresso della scuola per recarci tutti quanti all'udienza papale. Rammento per i panelist and moderator that the buses will...